lottatrice e sono venuta per vendicarmi di quello che hai fatto. Io? Scusa, che ho fatto? Silenzio! Bella finita! Non parlavo con te! Quindi non sai chi sono? Sono l'eroe più bollente del momento. Mi chiamo Ben, ma tu puoi chiamarmi... va bene, mi riposo un secondo. Mi stai distraendo dalla mia missione. Ben! Ora che si sono tolti dai piedi, io e te abbiamo un conticino in sospeso da risolvere, Gwen. Cosa? Ehi, testaccono, perché non la smetti di fare il cremino? E te la squagli! Non vedo niente di speciale in te. Perché hai catturato la persona sbagliata, il supereroe è mio cugino. Io non conto. No, sei tu quella che ha spezzato il cuore a Michael. Sai, un tempo ero proprio come te, debole. Finché un giorno non ho trovato un libro che mi ha insegnato come diventare potente. Così ho trovato il coraggio di visitare il set della mia serie di film preferita, Coloro che non vivono, e lì ti ho vista maltrattare il povero Michael. E all'improvviso ho trovato il mio scopo. Con lui non ero più sola. Ora non lascerò che tu ti intrometta tra noi. Oh, lo fai per Michael! Prendi ordini da lui! Michael non sa che sono qui. Ecco, io non ne sarei tanto sicuro. Michael, guarda, l'ho imprigionata per te. Gwen, Heather, ma che stai facendo? Cosa? Mi sta risucchiando! Pensavo che avrebbe fatto piacere. Gwen è mia! Tu devi soltanto renderti utile! Gwen, resisti! Tutto ok? Credo di sì! Morningstar è qui e la ragazza è con lui! Allora la lezione dell'altra volta non gli è bastata! È ora del secondo round! Vai! Ehi, Morningstar, preparati per un primo piano. Non lo toccare! Eccellente! Tu, torna subito qui! Che cosa vuoi? Eri una delle mie più grandi fan e adesso sei contro di me. Torna sui tuoi passi. Io ero una fan di Sebastian Belmontes, non di Michael Morningstar. Tu non sei come lui, tu sei un mostro! Un mostro? Io ti costringerò ad adorarmi! Perché stai con quel tonto? Come osi chiamarlo tonto? Non sai fare di meglio. Non ho neanche una goccia di sudore. Perché continui a resistermi? Che cosa te ne importa? Hai già qualcuno che farebbe follie per te. Chi? Heather? È una fan qualunque, come tutte le altre perdenti. Ma è innamorata di te. Tutte amano il sottoscritto. Sono un attore. Hanno bisogno di Michael per riempire le loro vite patetiche e vuote. E quella ragazza per me è solo una semplice fonte di energia. Da rispedire al mittente! Vuoi venire qui a combattere o continuare a scrivere sul tuo diario? Ehi, fai una cosa, scrivi questo. Caro diario segreto, oggi le ho prese di santa ragione da un alieno. Avanti, almeno di qualcosa!